Emergenza rifiuti, trattamento frazione organica del rifiuto solido urbano. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è in prima linea con l'amministratore Vincenzo Inverso, consigliere e membro della giunta esecutiva. Il parco si fa parte attiva e propositiva anche nel tentare di dare una mano per superare la emergenza rifiuti che vive l'intera provincia di Salerno, la Campania per non dire il paese, e mette a disposizione il proprio impianto sperimentale del CESCO per l'intera area del parco, facendo un bando ad evidenza pubblica che è sottoposto al controllo dell'ANAC e della prefettura, in modo tale che gli 80 comuni dell'area parco possano conferire la frazione dell'umido in questo impianto. E questo praticamente porta immediatamente due benefici. Il primo, un abbattimento dei costi, quindi un'economia per i comuni dell'area parco che pagherebbero intorno ai 105 euro a tonnellata invece di 165, che è il prezzo che oggi pagano per conferire a Battipaglia. E in più, proprio per quanto attiene Battipaglia, oltretutto la mia città di origine e di impegno quotidiano anche sul piano politico, per cui sono particolarmente felice di questa iniziativa, toglie non solo il traffico degli ecocompattatori dal Cilento, dall'area del parco verso Battipaglia, ma naturalmente fa diminuire il materiale conferito, la frazione umida, e quindi sgrava anche Battipaglia dall'annoso problema e dei tanti, voglio dire, iniziative che la città sta subendo e in qualche modo sta cercando di reagire proprio contro tutti i problemi che i rifiuti stanno procurando alla città di Battipaglia con i suoi impianti che oramai sono stracolmi, dove va a conferire l'intera provincia di Salerno. Quindi un doppio risultato che, grazie alla governance del parco, che come dicevo all'inizio si fa parte attiva e propositiva, apriamo insomma un'ulteriore valvola di sfogo a sud della provincia di Salerno, dando una grossa mano alla gestione dei rifiuti e al superamento dell'emergenza. Si creerebbero anche posti di lavoro con la produzione di un compost di qualità Laurino, giusto? Assolutamente sì, oltre a creare, voglio dire, posti di lavoro, perché immaginiamo che chi vincerà la gara dovrà naturalmente assumere delle maestranze, creiamo anche un'economia per l'ente parco, perché nel bando di gara, che come dicevo è sottoposto al controllo dell'ANAC e della prefettura, c'è circa 150.000 euro di ristoro all'anno per l'ente parco, proprio per la gestione praticamente di questa struttura. Struttura che aggiungo, e non è da meno, che oltre ad avere un impianto tecnologicamente avanzato e di qualità, ha anche un laboratorio chimico per il controllo di altissima tecnologia e di ultima generazione, che noi metteremo naturalmente anche a disposizione di tutti quegli enti che lo vorranno utilizzare per controllare, ecco, la qualità dei rifiuti e la qualità del compost.